Nel giro di un mese o due siamo andati a piedi in piazza, mani in tasca, tranquillo, andava a prendersi il giornale da solo, per cui non era solo che camminava, andava a prendersi il giornale, si sedeva a guardarlo e lì ci ha trovato la dottoressa Carpo, posso dire il nome perché è la verità, e non riusciva a crederci, mi fa mai suo marito. Sì, ma che cosa gli ha dato? La cannabis. Ce la fai, Luciano, dammi la mano. Sì, che ce la fai. Andiamo. Se vuoi ti do il carrello, eh. No, ce la fai. Com'è cambiata, Luciano? Prima non vivevamo. Adesso viviamo, è vero? Magari un po' acciaccati, ma viviamo. Ma viviamo. Dopo 10 minuti che gli avevo dato, 10, un quarto d'ora, non di più, che gli ho dato queste gocce, io mi immagino Geppetto che sente parlare un pezzo di legno. Penso che Geppetto abbia avuto la reazione mia. Sento che mi dice, in dialetto tra l'altro, che noi in casa non parliamo mai in dialetto, lui mi fa. Tanto più di avesse, anche un po' più delicata, ma poi tu mi sbatte su dall'altra banda. Io ho detto. Non riuscivo a crederci, dico, sento le voci, sto impazzendo, non può essere, ancora un po' e svengo, non riuscivo a capacitarmi, non riuscivo proprio. Da quanto tempo lei non parlava? Lui non lo sa perché lui era come se fosse in coma, io lo so, da mesi non parlava, da mesi veramente, dovevo dargli da mangiare con una siringa, tutto addensato, non poteva bere l'acqua assolutamente. Un giorno sì, un giorno no, dovevo andare al pronto soccorso perché entrava in coma e sembrava che stesse morendo. Per cui era tanto che non camminava più e che non parlava, poi non, veramente era. E che non capiva soprattutto. Ho sentito un professore, il quale mi ha detto da me non l'avrà mai, mai, mai. No, no, ma scherza. Dopo lui è ritornato ancora nello stato così, passato il periodo. E gli ho detto, ma guardi che io con due gocce ho avuto questa. Che cosa può essere? Non gli ho dato nient'altro, quello. Bisogna vedere che cosa gli farà dopo. Dico, ho detto, scusate, cosa gli farà dopo quanto? Ha 80 anni, sta malissimo, sembra che vada in coma da un momento all'altro. Come starà dopo? Peggio di come sta non può stare. Noi la vita eterna non l'abbiamo. Di conseguenza io gliela do. E se non me la date voi, non so dove, ma la procurerò. E così ho fatto. E lì ho cominciato a cercare. E cercando, cercando, ho trovato il dottor Pelletier. Ho telefonato subito, mi ha detto di mandargli la cartella clinica, l'ho fatto. Quando mi ha richiamato, mi fa, signora, io non voglio illuderla, suo marito è all'ultimo stadio, non penso che ci sia più niente che possa aiutarlo. E io ho detto, lei me la mandi lo stesso e lui me l'ha mandata. E Luciano nel giro di un mese o due siamo andati a piedi in piazza, mani in tasca, tranquillo, andava a prendersi il giornale da solo, per cui non era solo che camminava, andava a prendersi il giornale, si sedeva a guardarlo e lì ci ha trovato la dottoressa Carpo, posso dire il nome perché è la verità, e non riusciva a crederci, mi fa mai suo marito. Sì. Ma che cosa gli ha dato? La cannabis. Da quanti mesi andate avanti quindi con la cannabis? 3 anni. 3 anni. 3 anni. Con qualche piccola, non caduta, con qualche piccolo intoppo e poi si è ripreso benissimo. Tant'è vero che ho preso una ragazza ad aiutarmi e in pratica aiuta me, perché lui l'aiuta un gran poco, fa tutto da solo. Lui va in bagno da solo, lui si alza. È autosufficiente. Io personalmente ho conosciuto una signora che dopo aver visto mio marito mi ha chiesto cosa posso fare per mio marito, mi dica lei. Quando gli ho detto mi fa ma quanto costa? Quando glielo ho detto mi fa signora, io non posso. Suo marito è morto. Sarà morto perché non gli ha dato la cannabis, non lo so. Però io sono qui a raccontarlo, mio marito è qui con me, il suo non c'è più. Io trovo che questo non è assolutamente giusto. Ministro, si metta una mano sul cuore. Perché tanta gente potrebbe star meglio, vivere.
abbiamo una costituzione bellissima, usatela, è già lì, non dovete far altro che metterla in pratica.